CIGEP 2020, ci troviamo allo stand di Caffè Moreno, una torrefazione napoletana con oltre 60 anni di storia, e siamo in compagnia di Maurizio Percuoco, il responsabile commerciale. Maurizio, bentornato. Buongiorno e bentornati a voi che ci onorate sempre della vostra presenza qui al CIGEP. E con Vittoria Percuoco, che è la responsabile della comunicazione dell'azienda, che ha esordito proprio qui al CIGEP 2019 esattamente un anno fa. Vittoria, bentornata. Buongiorno a tutti e bentornati. E dunque, iniziamo col dire che per voi questo rappresenta ormai un appuntamento fisso e consolidato. Sì, oramai sono decenni che partecipiamo a questa manifestazione. E, fortunatamente ci siamo accaparrati questo posto, che oramai i clienti costantemente vengono subito qua a incontrarci per salutarci e prendersi subito un caffè da noi. Un caffè che è quello che stanno preparando sapientemente i barman alle nostre spalle e che tra poco andremo ad assaggiare, proprio perché accetterò il tuo invito. Vittoria, quali le novità presentate qui a CIGEP 2020? Le novità, diciamo che sono sempre le stesse. La miscela bar verrà, è sempre presentata di nuovo nella sua forza e nella sua corposità del vero espresso napoletano, e continuiamo a proporre anche le nostre linee monodose, che sono sempre più viste nel mercato grazie alla caratterizzazione della corposità anche all'interno di una capsula di 5 grammi o una cialda di 7 grammi. E siamo molto contenti perché il CIGEP ci dà sempre molta soddisfazione. Vittoria, poco fa mi parlavi di una grossa novità che presenterete in anteprima mondiale nella prossima fiera di maggio 2020, Venditalia, la fiera delle fiere del vending. Sì, in Venditalia, che si terrà a maggio a Milano, sarà una grande opportunità per la nostra azienda. E presenteremo novità nel settore monodose con la cialda filtro compostabile e con diciamo, l'ecocompatibilità dei nostri prodotti, che verranno presentati in anteprima mondiale. Maurizio, il vostro appuntamento fisso, costante, qui al CIGEP ogni anno rappresenta un po' per tutti un punto di incontro. Quanti caffè realizzate nell'arco di questi 5 giorni mediamente? Tanti, per noi è una soddisfazione perché significa che il cliente apprezza il nostro prodotto. La media sono 1000 erogazioni in più, 1000 erogazioni in meno, comunque facendo quasi 5.000 caffè al giorno, la media è quella lì. Come un gran bar. È un gran bar, anzi noi ci auguriamo di farli fare ai nostri clienti quanti più caffè possibile. Certo, sono i numeri quasi impossibili, però se uno ci mette la passione, il cuore, sono numeri che possono aiutare a far crescere il bar. Voi siete presenti in 4 continenti su 5 e in modo molto radicato. Siamo alla seconda generazione, Vittoria fa parte della terza generazione. Ormai l'azienda continua a espandersi, a evolversi, a crescere. E quali sono i progetti a medio termine dell'azienda? L'obiettivo comunque è sempre quello di far sì che il nostro prodotto possa essere sempre di una qualità che può accontentare il pubblico, la massa, e che quanto più persone possibile. Quello è l'obiettivo, perché pensiamo che la tradizione napoletana, quindi mi ci metto anche i nostri colleghi napoletani che vedo anche qui al CIGEP, sempre anche loro con tanta simpatia. Vedo che il nostro prodotto napoletano fortunatamente sta rispondendo sempre meglio. Grazie Maurizio. Vittoria, ringrazio anche te per il messaggio
dato anche rispetto al monoporzionato, ai prodotti che continuate a far crescere nella gamma che proponete ai vostri clienti, qual è il tuo caffè preferito? Il mio caffè preferito è un caffè speciale che adesso vi faremo assaggiare. È un caffè che mi viene servito dai miei collaboratori con una crema sulla tazza che fa capire che il caffè napoletano non è fatto di schiuma ma di crema, che è una crema che ci dà forza e che ci contraddistingue da tutti gli altri caffè. Ed era quello che avete visto negli scorsi secondi mentre Vittoria appunto ne parlava. Grazie a entrambi, ci rivediamo a questo punto con Vending TV a Venditalia 2020. Arrivederci, alla prossima. Grazie a voi e contenti di ritrovarvi ogni anno qui da noi.